Nell'anno in cui Torino è designata capitale europea dello sport e l'Expo celebra il tema dell'alimentazione come energia per la vita, il Consiglio regionale ha deciso di istituire gli Stati Generali dello Sport, uno spazio per mettere a fattor comune le eccellenze del territorio interessate a promuovere e sostenere i valori educativi dell'attività sportiva. Gli Stati Generali dello Sport hanno il fine primario di condizionare gli stili di vita delle persone al fine di prevenire tutta una serie di malattie, tipo il diabete, malattie cardiovascolari, ictus, cancro al colon e altro. E in più far risparmiare alle casse dello Stato risorse in un momento di ristrettezza economica, in quanto dalle informazioni che ci arrivano dal CONI nazionale, grazie a chi fa la pratica sportiva c'è un risparmio di 1,5 miliardi. E quindi noi dovremmo lavorare con una rete fitta con l'assessore alla sanità, l'assessore allo sport, l'assessore all'istruzione e i rappresentanti del mondo universitario.